Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo. Abbiamo visto nei video precedenti le scale maggiori sulle cinque posizioni. La cosa di base era che noi avevamo quattro dita, quattro tasti e se non per un allargamento verso l'alto non potevamo spostare la mano. Da qua ne uscivano cinque posizioni che poi si andavano a ripetere aumentando il range. Io solitamente le faccio fare sempre così inizialmente e sviluppare in tutte le tonalità come avrai visto anche negli altri video. Finito questa cosa qua, in modo che la mano sia già abituata, faccia già certi movimenti e ho già una certa conoscenza della tastiera, allora vado a far sviluppare anche la scala maggiore con la tecnica dell'allargamento. Questa tecnica, che considero più moderna, più moderna anche perché negli ultimi metodi in questi ultimi anni, anche del Berkeley o di alcuni colleghi anche italiani, ricordo quello ottimo di Matteo Balani, ad esempio, vanno fin dall'inizio a far sviluppare le scale con l'allargamento. Quindi, appunto, in maniera io considero più moderna, poi in realtà c'era già Pastorius che le faceva già con l'allargamento, lui poi aveva una mano enorme. Però cosa intendiamo innanzitutto con l'allargamento? Mentre prima avevamo quattro dita e quattro tasti, qua di tasti dobbiamo considerarne cinque. Quindi andremo a suonare facendo un allargamento per prendere tre note per ogni corda e questo è poi il beneficio che ne abbiamo. Prendendo sempre tre note per corda, anche per la mano destra, la velocità, dovrebbe aumentare e quindi dovrebbe essere più semplice andare più veloce. Chiaramente bisogna coordinarlo, non è facile. Quindi una scala di Do maggiore che noi suonavamo con la mitica diteggiatura 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, qua viene presa partendo con l'1 e prendendo tre note per corda. Quindi Do, Re, Mi, io prendo 1, poi dito 2 medio. E mignolo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Io quindi ho un ipotetico 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 2 come diteggiatura. Chiaramente i tasti parto dal 3, quindi farò 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5. Indice, medio, mignolo, indice, medio, mignolo, indice, medio e torno indietro. Il dubbio che può venire ad alcuni è: ma questa nota in mezzo la prendo con il medio o con l'anulare? Posso anche prendere con l'anulare, per carità. Però a me viene meglio con il medio. Questo perché? Perché l'allargamento indice medio, secondo me, è più facile dell'allargamento mignolo anulare. Perché se lo prendo con l'anulare, poi devo allargare e andare giù di due tasti. Quindi qua è un pochettino come nello studio del contrabbasso, dove invece veniva preso con l'indice una nota, un tono sotto, mettendo insieme medio anulare, ma colpendo con l'anulare, la tecnica più classica, e poi col mignolo allargamento. Mentre invece nella più moderna di contrabbasso, scusa la digressione, ma è una cosa che ho studiato e mi interessa, indice, allargavo già col medio e poi mignolo, tono, tono, tono. Ok? Qui sul basso io la vedo anche così, indice, medio e mignolo, la preferisco così, anche se tu studiavi probabilmente contrabbasso classico invece con diteggiatura classica, magari ti viene meglio nell'altro, quindi non soffermarti, ognuno deve sempre cercare la soluzione migliore per se stesso. Quindi andiamo a sviluppare questa scala, questo allargamento,
ma chiaramente su come abbiamo fatto nelle 5 posizioni, utilizzando tutte le note della tastiera. Quindi le posizioni qua che usciranno saranno 7, cioè una per ogni nota. Andiamo sempre a non prendere corda vuoto e partiremo dal Fa iniziale. Facciamo Fa, Sol, La con l'allargamento, poi Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E torniamo indietro. Attenzione qua, mignolo, medio, indice. Molto simile all'altra posizione, se non per il Fa che è la nota iniziale. La seconda posizione è una delle più difficili perché prevede 3 allargamenti di fila. Parto dal Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do e Re. Ok, quindi tasto 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7. Ho 3 allargamenti di fila. Questa è abbastanza tosta, anche perché capita abbastanza in su del manico, in Do maggiore, quindi i tasti sono ancora belli larghi. Andando avanti, poi partiamo da La. Abbiamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. 4, 2, 1. Quindi qua gli allargamenti andiamo a svilupparli solo sulle due corde. La posizione 1, 2, 3, 4 parte dal Si, esattamente invece identica a quella delle 5 posizioni, perché qua non abbiamo allargamenti, perché capitano sempre 3 note per ogni corda. Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. E parte dal settimo grado. Quella dopo parte dal Do, la vado a prendere con l'1, questo è anche interessante. Allargamento, allargamento e poi chiudo. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Poi abbiamo, dopo quella sul Do, quella sul Re, cioè sulla seconda, secondo grado. Ricorda, pensa sempre ai gradi quando suoni. Partiamo dal Re. Re, Mi, Fa, allargo, Sol, La, Si, allargo, Do e allargo. Questa qua vedi che ha anche 3 allargamenti, però qua la tastiera è molto più stretta. Quindi è ben più facile in questa porzione. Ultima, partiamo dal Mi, quindi tasto 12. Questa qua è quasi uguale all'altra, se non per un allargamento alla fine. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quindi vado a prendere ancora questo Si, perché devo prendere 3 note per ogni tasto, per ogni corda. E così ci siamo fatti tutte e 7 le posizioni della scala maggiore con allargamenti. Fammi sapere qua sotto al video se ti è utile questa cosa, se la conoscevi, se la utilizzi, oppure se utilizzi la diteggiatura, quella standard normale. Io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo poi prossimamente. Ciao, a presto Carlo.